Buongiorno a tutti, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Good Morning Milano, nuova puntata qui sempre in vostra compagnia in diretta su Milano All News. Grazie mille di essere in tanti che ci state seguendo. Quest'oggi davvero i numeri da stamattina ci state scrivendo in tanti, ci state seguendo in tanti. È uscita, e vi dico appunto andate a vederla, la nuova puntata di Macherazza di Umani. Potete andare sulla pagina Facebook di Macherazza di Umani e vedere la storia nuova, la nuovissima storia uscita proprio quest'oggi. Oggi di Simone Lunghi, l'angelo dei Navigli, quindi vi invito ad andare a vederla perché siete in tanti da questa mattina che state seguendo questa nuova uscita e siamo ben contenti davvero della risposta di tutto il nostro pubblico. Grazie mille. Iniziamo subito a guardare oggi con un collegamento. Ci colleghiamo con un grande artista che domani inizierà, aprirà una bellissima mostra. Poi venerdì ce lo vedremo proprio dal vivo qui in studio per raccontarci ancora meglio, ma eravamo così impazienti di sapere tutto che abbiamo scomodato. Poi non so se, insomma, mezzogiorno forse è ancora presto per gli artisti, adesso chiederemo a lui. Giuseppe Veneziano al telefono con noi. Buongiorno Giuseppe. Caduto appunto, era troppo presto forse. Ha messo giù, adesso richiamiamo subito. Richiamiamo subito, ricordiamoci di buttarlo giù, punto, così richiamiamo subito Giuseppe che diceva appunto. Allora, chiedo un attimo a Francesca se mi fa vedere un secondo la locandina appunto della mostra che domani va, eccola qua, perfetto. Eccola qui, Giuseppe Veneziano, domani inizia questa avventura che andrà avanti poi fino a novembre, quindi poi ci sarà modo di poter andare a vederla con calma. Una mostra con tutte le sue opere, le sue grandi opere, insomma, di un artista che davvero molto 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 interessante. Oltretutto anche un po' in questi giorni era dentro ha entrato dentro suo malgrado una polemica sul famoso quadro della Ferragni, ma perché lui già 2 anni fa appunto ne aveva già fatto un'edizione. Mi dico che dovrebbe esserci di nuovo in collegamento Giuseppe. Buongiorno Giuseppe, come stai? Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoti qua, allora sono ben contento di sentirti. Dicevo, mezzogiorno per gli artisti è troppo presto chiamarvi al telefono a mezzogiorno? Infatti, voi avete queste ore mattutine che per noi sono un po', insomma, ancora notturne. Allora Giuseppe, però insomma devi per forza, ahimè, dover uscire di casa perché domani inizia una tua mostra molto interessante, molto importante. Raccontaci un po' come possiamo fare per godercela al meglio. Si trova in via Fazio, di fronte alla Feltrinelli. La galleria si chiama Fabbrica EOS. Ok. Insomma, è un racconto che ho fatto della mia quarantena, chiuso in casa. In pratica vivevo questi momenti drammatici, però allo stesso tempo cercavo di esorcizzare attraverso il mio lavoro, realizzando dei disegni, degli acquerelli, dei quadri, insomma, è il racconto di quei 3 mesi di clausura che abbiamo vissuto un po' tutti. Io l'ho raccontato, insomma, attraverso il mio lavoro. È molto interessante anche perché appunto l'hai voluto intitolare Mr. Quarantine, no? Sì, questa è stata anche una scelta del gallerista che piaceva chiamarmi così, e allora io ho condiviso, insomma, questo titolo. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Domani come funziona poi? A che ora è il vernissage? Il Come vernissaggio è alle 18:30. dobbiamo prenotarci? Sì, mi piace l'idea che la mostra sia proprio un percorso in cui, insomma, vengono rivissuti questi momenti di lockdown, e poi il catalogo, insomma, ci sono diverse foto, diversi montaggi in cui praticamente si vede la mia casa, insomma, si vedono delle curiosità che poi sono le curiosità che ci appartengono, no? Cioè, ognuno di noi l'ha vissuto in modo diverso. Quindi i quadri raccontano questo sentimento, insomma, raccontano questo modo di vivere la socialità in modo diverso, distanziato, con la mascherina. E io ho ritrovato nell'arte una senso di, non lo so, strumento salvifico, no? Cioè, di speranza. E
miei quadri principalmente quelli del Rinascimento. È proprio questa idea di rinascita che mi piace, l'idea che anche il Rinascimento dopo la peste di Firenze. Una vera e propria rinascita, appunto, come dici tu, Rinascimento che hai toccato spesso, so, nel senso che è uno di quei temi comunque che vai spesso a ritoccare con le tue opere, che poi creano delle opere praticamente completamente nuove, non è fare delle cover, ma è tutt'altro, no? Cioè... Sì, io nell'arte del passato, ma proprio in quel momento storico credo che l'arte italiana abbia toccato dei versi altissimi. Io proprio prima della mostra ho voluto fare questa specie di pellegrinaggio ai Musei Vaticani, proprio a rivivere sulla pelle, insomma, negli occhi. Insomma, credo che vederti ai Musei Vaticani deve essere un po' come vedere un bambino a Disneyland, cioè tu eri felice. Guarda, dalle 12 alle 8 e poi ci chiedevano per uscire perché non volevo uscire, insomma. Sì, i musei noi pensiamo spesso, li abbiamo visitati, io ho visitato il museo, magari quando andavo in terza media, ma in realtà il museo è qualcosa di Dio, cioè qualcosa, io già la terza volta che andavo ai Musei Vaticani. E ogni volta è una rinascita, cioè noi cambiamo ma anche le opere siamo a vederle dopo tanto tempo. Bene. Quindi il museo lo vivo come un organismo vivente, e quindi bisogna almeno ogni 3-4 anni andare a vedere come cresce anche, no? Come si comporta, infatti. Noi abbiamo occhi diversi, abbiamo perfetto. Maturato dei sentimenti diversi, allora anche l'opera ci trasmette delle sensazioni diverse, ovvio. Va bene, Giuseppe, allora ricordiamo domani, giovedì 8 ottobre alle 18:30 presso la fabbrica EOS Arte Contemporanea di Viale Pasubio, giusto? Sì, perfetto. È proprio magari per dare l'indicazione dove c'è la Feltrinelli. Davanti alla Feltrinelli, proprio. Di fronte all'ingresso della Feltrinelli. Perfetto. Vernissage della mostra Mr. Quarantine di Giuseppe Veneziano a cura di Ivan Quareni. Quaroni, scusami, ho letto male. Ma tutto questo comunque ce lo rivieni poi a raccontare per bene venerdì qui in diretta. Sì, venerdì alle 12:15. Sì, 12:30 siamo in diretta, quindi ci vediamo un po' prima per berci un caffè, fare due chiacchiere e poi andiamo in diretta, va bene? Faccio vedere il catalogo e altre. Perfetto, ci porti tutto allora. Ci porti tutto venerdì. Complimenti davvero, mi raccomando, raccontaci poi un po', facci vedere quello che succede appunto domani sera alla Galleria Fabbrica EOS, va bene? Grazie per la vostra attenzione, buona giornata a tutti. Grazie mille a te Giuseppe, ciao. Grazie mille, buona giornata. Allora, avete capito, domani sera 18:30 Fabbrica EOS Arte Contemporanea, 18:30 Viale Pasubio, l'inaugurazione della mostra Mr. Quarantine di Giuseppe Veneziano. Di arte continuiamo a parlare oggi perché anche l'ospite che ci raggiungerà fra poco in studio in realtà è una critica d'arte, è una giornalista, ma viene qui quest'oggi in veste di scrittrice, ma vedremo che insomma non è però andata molto lontana dalla sua essere anche critica d'arte, come l'arte infatti volenti o nolenti, ma giustamente sia così, ci influenza tutti quanti ogni giorno. Di arte parliamo anche con l'appuntamento consueto di mezza puntata, chiamiamolo così, il nostro half time all'interno del nostro programma, con le incursioni artistiche e poetiche delle foche parlanti, quest'oggi a Celia Jonak direttamente dal Portogallo. Give me your secrets, or may your secrets want me. All I want is to know your secrets hiding. Look at them wavering somewhere outside you. You haven't found them yet, and we're looking together. Somewhere our secrets go together, and they tell a story. We read them far from our hearts until they join in water and flow and float and float.
Eccoci qui di nuovo in studio. Grazie mille ad Acelia Jonak per il suo contributo come foche parlanti. Lo sapete, ogni puntata abbiamo queste incursioni poetiche che sono davvero qualcosa di speciale. Vabbè, Acelia quest'oggi ha voluto vincere facile perché proprio dal confine del Portogallo con il grande oceano ci manda queste sue incursioni che ci fanno sognare. Grazie mille davvero ad Acelia. Ci ha raggiunto in studio con noi, come dicevo, l'ospite di oggi. Non andiamo molto lontano dall'utilizzo della parola e dell'arte, perché stiamo parlando di Valentina Cavera. Buongiorno Valentina, Buongiorno. giornalista, critica d'arte, ma quest'oggi scrittrice, diciamo, Sì. no? Che però non esclude il resto, anzi, E è certo. forse tutta una somma che fa di tutto questo, di te, Valentina. Che ha scritto appunto un nuovo libro di cui abbiamo, possiamo vedere anche la copertina, poi chiedo a Bea se mi porta il libro che l'ho dimenticato di là sulla mia scrivania, grazie mille, eccola qui. Già dalla copertina è molto interessante perché questa è un'opera d'arte, ad esempio, Certo. e quindi il tuo essere critica d'arte si è fatto subito risentire nella scelta, diciamo, anche solo della copertina, che eccola qua, il libro. Lo possiamo vedere, grazie mille a Beatrice che mi ha portato prontamente in studio. Il libro di Valentina si chiama Foto di famiglia perché appunto racconta di famiglie e le racconta, oltretutto, altro motivo in più per essere qui a Milano News, le racconta a Milano, giusto? Certo. Allora, che tipo di storie hai raccolto e soprattutto chi sono i protagonisti del tuo libro? Allora, è un insieme di racconti tratti da storie vere, dove ogni personaggio che ha partecipato mi ha lasciato veramente qualcosa. È anche stato un modo per ricercare la personalità dei personaggi che possono dar voce, dar vita a dei romanzi, anche futuri. Sono le vite romanzate della Milano che si aggira tra i ricordi delle persone che l'abitano. Perché appunto, ricordi non è una parola usata a caso, ma perché proprio tu sei andata a sentire proprio dalla viva voce di alcuni dei protagonisti o dei nipoti dei protagonisti, delle storie, dei ricordi che avevano e da Sì. lì hai iniziato a sviluppare poi delle storie romanzate, ma che poi in realtà non differiscono molto da davvero quello che poi è successo, no? Certo, è un percorso suggestivo, suddiviso in stagioni temporali, che sono sinonimo, specchio delle stagioni dell'esistenza. Quindi, susseguendosi di racconto in racconto, non spaziano nel tempo e arriviamo dal 1920 fino ai nostri giorni. Quanti racconti sono in tutto, dicevi? 25 25. racconti. Come dicevo, appunto, divisi nelle 4 stagioni. La cosa interessante è che non inizi dall'inverno, come magari chiunque, quando pensiamo alle stagioni per contare, iniziamo dall'inverno, ma inizi dall'estate, cosa che ci porta a finire poi con la primavera, quindi a finire in realtà con la rinascita. Certo, beh, inizio dall'estate perché è iniziato in estate, quindi mi sono avvicinata dapprima alle persone che conoscevo, poi ho cercato di coinvolgere degli sconosciuti, selezionando le storie che mi sembravano più interessanti, e per dare voce poi alla storia che veramente ci appartiene tutti, perché la storia non è solo quella raccontata dai potenti, ma è quella che ci caratterizza tutti. Ti chiedo invece questo, appunto tu hai ascoltato, ti hanno raccontato tante storie, alcune sono finite nel libro, altre no, poi ne parliamo dopo, non ti sentivi anche caricata però da una certa responsabilità, nel senso del dover, trattare con cura i ricordi degli altri? Ah certo, anche perché poi, dato che si chiama foto di famiglia, ogni racconto ha una fotografia virtuale come protagonista e attraverso questa fotografia si rammenta la storia del personaggio. Quindi sì, alla fine na ne nasce un grande È album un grande album appunto di famiglie, di famiglie. raccontato appunto attraverso poi le singole foto da cui si può partire appunto immaginando questa foto, poi leggendo il racconto, mi viene in mente questo album avrebbe come sfondo però appunto la grande città di Milano, Sì. che è anch'essa protagonista però.
Milano sì, è la protagonista d'eccellenza, anche se i personaggi poi si ritrovano spesso a viaggiare in altri luoghi, sia fisicamente che psicologicamente. Avrebbe potuto abitare da qualche altra parte, o forse il fatto di abitare a Milano le rende delle storie ancora più interessanti? Beh, sicuramente Milano è una metropoli dove succedono delle cose anche particolari, quindi c'è un racconto che tratta della periferia sud-ovest, che tra l'altro è la mia, e, insomma, storie anche di vita importanti, e poi ci sono anche dei personaggi noti che ci fanno entrare nella vita vera della città. Dai, allora raccontaci un po' qualche storia, entriamo allora proprio nel vivo del tuo libro, della tua raccolta di foto di famiglia, appunto. Ad esempio, prima leggevo un bellissimo titolo, proprio leggevo anche il brano, perché grazie, mi hai prodotto il libro, quindi grazie, riuscirò a leggere anche il racconto. La Milano del jazz, ad esempio, no? Sì. Che è ad esempio un binomio che è fondamentale, cioè Milano e il jazz sono sempre state molto legate. Non a caso, cioè un locale storico come il Blue Note sta qui, non sta da qualche altra parte, quindi insomma già solo quello è una di queste parole, ma non solo. Che cosa racconti tu e che cosa raccontano i tuoi protagonisti nel Milano allora, del jazz? La protagonista è Angelica e attraverso i suoi ricordi di famiglia ci parla di suo padre Giorgio Vanni che poco dopo la strage di Piazza Fontana aprì questo locale proprio al capolinea del tram sul Naviglio Grande, che divenne poi famoso e si chiamò il Capolinea. Capolinea, un locale storico di Milano. Esatto. E quindi da lì poi nasce appunto il racconto che ci vedo. Prima parlavi di periferia, ho visto che c'era un altro racconto di cui ho letto le primissime righe che ovviamente subito mi è saltato all'occhio perché ambientato in quel di San Siro, ad esempio, che è la casa di Bianca, giusto? La casa di Bianca, la protagonista è una bambina che appunto si chiama Bianca, ma vive in un inferno perché è una casa popolare dove ci sono dei grandi disagi, ecco. Quindi è un altro quartiere. Il tuo essere invece, il tuo essere giornalista sicuramente aiuta nel raccontare storie degli altri. Il tuo essere invece critica d'arte, come ti ha influenzato nel raccontare queste storie? Ma c'è un racconto che parla di arte, I mercoledì a casa di Togo che è un pittore tuttora vivente del periodo di Fontana, ci racconta di questi incontri che avvenivano a casa sua, dove si riunivano personaggi della Milano da bene, della Milano importante, poeti, scrittori, altri artisti, ecco, quindi veramente è interessante da questo punto di vista scoprire la città con i suoi occhi. Tornando al titolo, appunto, Foto di famiglia, che tu dici, poi alla fine è un grande album delle famiglie, no? Che ritratto viene fuori delle famiglie milanesi? Che poi milanese anche lì c'è da capire cosa significhi milanesi, perché molte sono, mi dicevi appunto, persone che magari a Milano ci sono di passaggio, oppure a Milano ci sono arrivate, altre che invece sono nate, quindi, ma che ritratto ne viene fuori? Dato che si parte comunque dal periodo anche della guerra, uh-huh, fino ai giorni nostri, vediamo proprio lo sviluppo che avviene nella nostra città fino al periodo dove si toccano i picchi della globalizzazione. Siamo lì o siamo oltre adesso invece? Beh, adesso è un nuovo capitolo sicuramente. Questo libro comunque è uscito all'inizio del lockdown, dove poi tutto si è ibernato. E veramente si inizia un nuovo capitolo della nostra era. Sì, a volte sembra quasi, quando si parla di cose successe solamente a febbraio, sembra di parlare di ieri fa, sembrano che sono passati 2 o 3 anni e mezzo, quando invece parliamo di 6 o 7 mesi fa. Ah, effettivamente certo. È molto complicato e affascinante, poi viene da dire anche, nel senso capire come faremo a rinascere, appunto, come diceva anche prima Giuseppe Veneziano al telefono, questo nuovo rinascimento di cui abbiamo per forza bisogno a questo punto. Certo. Tantissime le storie che hai inserito, io però come sempre sono molto curioso di sapere anche chi invece non è riuscito a inserire. Ci sono storie che hai detto, perché immagino che a un certo punto hai detto basta, devo firmarmi, se no qui non lo stampo più, non vado più, non posso fare un tomo con 800 storie, quindi qualcuno, ahimè, come anche i grandi musicisti devono tenere qualche canzone fuori dall'album, anche tu hai dovuto tenere qualche storia fuori.
Sì, sicuramente una storia da bar poteva essere interessante, dove si raccontavano di questi incontri tra il barista e le sue clienti. Ah, non facciamo nomi di bar, che non sono più andato a cercarlo, roba vecchia. Invece, immagino che tu sarai legata a tutte le storie che sono qua dentro, ma quella che ti ha colpito di più qual è stata? Dai, facci un... Ma io sono affezionata a tutti i miei personaggi, veramente sono tutti particolari e poi dipende dai gusti della gente dire qual è la storia più bella o quella meno bella. I protagonisti si sono dovuti aprire per forza con te, hanno dovuto raccontarti proprio parte di loro e parte soprattutto della loro famiglia, che a volte... Beh, è anche stato sempre... molto terapeutico secondo me per loro, sì, perché comunque la psicanalisi si nutre di queste pratiche, no? Di comunicazione. E le storie sono da leggere, non... Storie sono 23 racconti, 23 25 racconti di storie di famiglia, appunto di foto di famiglia, si parte sempre da questa idea di una foto immaginaria della famiglia stessa e che poi appunto serve per sviluppare il racconto stesso, ma alla fine ci sono quattro favole. Allora, ci sono quattro favole che hanno per protagonista la propria stagione, hanno un gusto contemporaneo ma anche antico, se vogliamo dire. E raccontano di esseri che sono talmente reali, sembrano talmente reali da far parte della vita di tutti noi, quindi veramente posso dire che sono veri comunque, quindi ci sono le fate, ci sono gli orchi. E come l'hai voluto però appunto inserire all'interno di un libro di estrema realtà, appunto, perché parliamo dei racconti, parliamo di ricordi, di persone, alcuni dicevi ancora vive, quindi nel senso non è un libro di storie, mi basta, ma un libro di storie vere, di storie reali, e poi vabbè, romanzato ovviamente, cercando di renderle ancora più interessanti per il lettore, però hai voluto mettere in fondo invece quello che proprio è la favola, cioè l'immaginario per eccellenza. Come mai hai voluto fare questa unione? Ho cercato di creare qualcosa di nuovo. Le favole per me sono proprio l'inizio, gli albori dell'entrare nel mondo, quindi conoscere cosa avverrà nella nostra vita, no? Ci sono questi personaggi che sono comunque lo specchio di situazioni reali. Prima dicevi appunto che per chi ti ha raccontato le storie è quasi stato quasi terapeutico, no? Sì. Per te che le hai scritte com'è andata invece? Anche per me che le ho scritte sicuramente è stato importante, veramente è stato lo studio, una ricerca sul personaggio, come dicevo prima. Interagire con le persone nell'intimità è come avere un passepartout, no? Per conoscere gli altri. Poi ho scelto quest'opera di Elio Mariani in copertina, sì, ecco, che è Giardino d'inverno, si chiama Giardino d'inverno perché questi corpi senza volto potrebbero essere la culla delle famiglie di qualsiasi persona, in questa però... affettuoso modo di toccarsi, di stare insieme. Il protagonista è lui, appunto, foto di famiglia di Valentina Cavera. Dove possiamo trovarlo? Come possiamo fare per prenderlo? Allora, è un'autoproduzione, quindi si può trovare sul miolibro.it, okay. Su Amazon o anche il sito della Feltrinelli. Ok, o se no scrivete a noi, poi vi diciamo, sentiamo Valentina e troviamo un modo di farvi avere qualche copia se proprio non riuscite a trovarle, perché so che vanno a ruba. Quindi, estratti, mi piace anche molto il sottotitolo, questo estratti di storie vere, nel senso appunto, poi dovete andare a approfondire leggendo il libro di Valentina. Valentina, ti ringrazio davvero tanto per essere stata qui con noi. Grazie a voi. Ricordiamo appunto che lo si trova anche quindi su Amazon, sul sito da Feltrinelli, il mio libro.it anche, esatto. O comunque appunto poi nei commenti metteremo anche i contatti per sentire Valentina direttamente se volete chiedergli qualcosa, informazioni così.
Questo non è il tuo primo libro, questo è il tuo secondo libro. Questo giusto? È il mio secondo libro, perché il primo invece era una raccolta di testi poetici. Poesie, giusto, una raccolta di poesie. Questo è una raccolta di racconti. Diciamo, ti sei andata un po' oltre. Il prossimo cosa sarà? Non ho idea, adesso ci sono ci sono sicuramente delle mete e magari potrei rintrodurre le persone che non sono riuscite a uscire con questo romanzo. Insomma, alcune storie che magari non sono finite qui potrebbero finire in un futuro tuo romanzo. Perfetto, va bene. Allora Valentina, io davvero ti ringrazio tantissimo per stare con grazie noi. A te. Torna ogni qualvolta hai qualcosa da raccontarci, perché siamo ben contenti di averti qui in studio con noi. Ricordiamo, Foto di famiglia di Valentina Cavera, lo trovate su Amazon, su Feltrinelli, su mio libro.it, comunque appunto scrivete a noi che vi facciamo, mettiamo in contatto direttamente con Valentina. Grazie mille davvero e alla prossima allora. Alla prossima. Grazie anche a voi che ci avete seguito, come sempre noi torniamo fra 2 giorni qui in diretta, come sempre, con una puntata di Milano All News, di Good Morning Milano. Giuseppe Veneziano ci raggiungerà in studio venerdì per raccontarci appunto la sua mostra che domani viene inaugurata appunto in Viale Pasubio. Io vi ringrazio tantissimo, vi do appuntamento alla prossima puntata, grazie mille, arrivederci e a presto.